Ciao, allora, oggi volevo parlarvi di una cosa che mi ha fatto un po' incavolare. Allora, noi tutti i giorni siamo bombardati dalla televisione da immagini e video di bambini affamati, bambini dell'Africa o comunque dei paesi poveri, bambini affamati, denutriti, pelle e ossa, pieni di mosche, senza cibo, senza acqua, senza medicinali, orfani. Bambini che vivono in paesi, in luoghi desolati o comunque in posti dove quasi sempre ci sono delle guerre. E dopo questi spot, chiamiamoli così, vediamo, ci arriva una pubblicità di un noto programma televisivo, già 2 o 3 volte che la vedo, un programma che io ogni tanto guardo, è un ottimo programma condotto da dei professionisti dell'arte culinaria e alla fine di questo programma, alla fine di questa pubblicità, il conduttore che ha le prese con una concorrente che sta cucinando una bella frittata in una padella, oddio, a mio parere, a vedere una bella frittata appetitosa, io arte culinaria zero, meno di zero, ma sicuramente sarà stata una frittata che preparata con i migliori ingredienti a loro disposizione, con la miglior strumentazione a disposizione, sarà stata una frittata 100.000 volte meglio di quella che preparo io e io le mie me le divoro. Vabbè, questa frittata, a parere del conduttore, non rispondeva a determinati canoni, quindi viene letteralmente presa insieme alla padella, boom, gettata via, buttata in terra, così. Un po' in malo modo, e questa cosa mi ha dato veramente fastidio e continuo a vedere già 2 o 3 volte che l'avevo. Voi direte: ma non guardare più. Ma infatti, quando arriva, come vedo questa pubblicità, cambio canale, non la voglio più guardare perché secondo me è un messaggio non carino che arriva dentro le nostre case. Poi magari questa frittata non lo sappiamo. Viene, magari me lo auguro, viene recuperata, viene riutilizzata, magari diventa cibo per animali o comunque viene utilizzata per qualcosa di utile, ma questo non lo sappiamo. Quello che arriva a noi è questa frittata che viene gettata via come se fosse un rifiuto. Invece sarà stata buonissima, per me è buonissima. Però vabbè, il programma è quello, prevede quello, su questo non voglio metterci becco perché non ho neanche le competenze. E è un programma studiato sicuramente nei minimi dettagli, però a mio parere non è bello quell'ultimo spezzone di pubblicità, e come l'ho visto io l'avranno visto in tantissimi telespettatori. E secondo me, insomma, la non corrispondenza a determinati canoni di una determinata pietanza la si può manifestare, secondo me, in altro modo, in modo un po' più accettabile che non quello. Vabbè, era solo per esprimere questo mio disappunto, volevo sapere cosa ne pensavate voi e vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!